Jimmy de Parlamento. Sai che qui noi siamo, ci diamo del tuo, siamo tranquillamente informati, sì. E dobbiamo togliere la cravatta, perché togliamo sempre la cravatta a tutti quanti. La devo togliere? Magari. Vabbè. Nome? Formisano, nome, Aniello. Aniello Formisano. Formisano cognome. Età? E sono 60. Professione? Avvocato. Avvocato, partito? Adesso Italia dei Valori. Poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Famiglia? 3 figli. Provenienza? Torre del Greco. Due volte senatore, due volte deputato. Sì. Ti posso definire una vecchia volpe del Parlamento? Una volpe sì, vecchia non da. Che cosa fai alla Camera per noi oggi? Dal 30 ottobre sto tornando a divertirmi, perché sono ritornato in Italia dei Valori, nella nuova Italia dei Valori, e mi sto divertendo perché era un po' di tempo che non facevo un po' di attività dinamica. Ma Italia dei Valori non è stata eletta, cioè non c'era in Parlamento, com'è possibile che hai riportato il marchio, il brand? Esattamente così, non era stata eletta perché c'erano state una serie di errori politici. L'abbiamo resuscitata, questo è stato il termine usato dai tuoi colleghi. Ma gli zombie fanno paura. Ma Tabacci come l'ha presa? Non bene. 2 anni fa sei stato cacciato a furor di popolo da una riunione dell'IDV. Perché allora sei tornato a creare l'IDV? Cioè, non ti hanno trattato bene? Perché i partiti sono un mezzo, non sono il fine. Oggi l'Italia dei Valori è quella che 2 anni fa non era. Ammetterai che seguirti politicamente è un po' complicato, perché sei stato... È molto semplice. Sei stato comunista, sei stato democratico, esatto. Con Prodi, Margherita, Italia dei Valori con Di Pietro, hai fondato Diritti e Libertà, quindi il Centro Democratico, adesso sei tornato in TV, tra poco ti ritroviamo comunista. Magari, ma non ce ne sono più, è una razza in via di estinzione in Italia. A un certo punto hai dichiarato che era finita l'epoca dei partiti padronali e poi è arrivato Renzi, un'analisi un po' frettolosa. Sì, è frettolosa. Poi non mi pare che Renzi abbia fondato un partito col suo nome dentro, sono altri che lo hanno fatto. Però abbastanza padronale però. E lo continuano a fare, ma lui ha stabilito delle regole che possono anche essere condivise. Cosa fai per tenerti in forma? Bene, un po' di dieta la faccio e poi faccio molta attività fisica. In tutti i sensi. Tipo, un bel detto in dialetto campano. O come andai, è meglio non fottere. Ci accenni una tua canzone del cuore, come tutti i napoletani cantano, per cui... Che si è fatta croce con l'acqua e mare, e poi giurati niente l'asse mai. Sei stato in vigilanza RAI? Sì. Sai dirmi che cosa significa l'acronimo RAI? RAI. Radio Televisione Italiana. No, RAI, l'acronimo. Radio? No, questa... Tu sci. Senti, dacci 2 motivi per eleggerti per la 5ª volta in Parlamento. Ma premesso che non è la mia massima aspirazione, però la coerenza del pensiero politico di centrosinistra e l'impegno sul territorio, siamo in pochi che lo fanno ancora, io sono tra quelli. Grazie mille. Buon lavoro.